molti dei podisti amatori evoluti, soprattutto quando devono scegliere una scarpa per correre le lunghe distanze oppure per allenamenti intensi, si fissano, lasciatemi passare il termine, sulle famose super shoes, ossia le scarpe con fibre di carbonio che sono state lanciate dalla casa americana Nike nel 2017 e poi negli anni hanno mostrato vantaggi competitivi, soprattutto a coloro i quali volessero davvero correre velocemente. Ma con il lancio di queste Streakfly Zoom X di Nike siamo arrivati a un paradosso, ossia il fatto che ad un prezzo sicuramente più contenuto siamo in grado quasi e forse di correre più o meno alla stessa velocità delle scarpe super shoes che invece vengono utilizzate per tutte le maratone dalla maggior parte dei podisti amatori evoluti. In realtà, mentre il mio coniglio mi sta mordicchiando il piede, è importante sapere che queste scarpe occupano uno spazio che finora non era presente sul mercato. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 170 grammi, di drop 6, 32 mm nel tallone, 26 mm nell'avampiede, scarpa senza fibra di carbonio ma con un cuneo mediale nella parte centrale, scarpa che è molto più flessibile rispetto invece alle Vaporfly Next% 2 di cui abbiamo fatto una recensione completa, scarpa che però consente di correre davvero forte soprattutto per coloro i quali avessero una capacità propriocettiva e di propulsione della caviglia, scarpa che sicuramente non ha nulla da invidiare rispetto alle scarpe più blasonate. Ovviamente la domanda sorge spontanea: perché utilizzare questa scarpa quando le Vaporfly Next% 2 sono le scarpe plurivalenti utilizzabili su in effetti per tutte le distanze? Chiaramente questa scarpa consente di far lavorare al meglio il piede, la caviglia, e sicuramente coloro i quali avessero una capacità propriocettiva riusciranno a portarla a correre velocemente. Sono rimasto molto sorpreso dal grande spazio nell'avampiede, molto più ampio rispetto invece a una scarpa normale, dalla presenza dei lacci piatti come al solito, da una tomaia sottilissima, effettivamente in un materiale molto comodo e sottile, ma con al tempo stesso delle protezioni laterali che consentono di utilizzarla per parecchi chilometri. La conchiglia è sicuramente rigida nella parte bassa, mentre nella parte superiore offre sicuramente una grande protezione, ma al tempo stesso una comodità unica grazie al fatto che il piede e il tallone resta assolutamente coccolato. La linguetta è ovviamente racing, la parte dell'intersuola è tutta in Zoom X, non è presente la piastra con fibra di carbonio che invece è sostituita da un cuneo mediale che consente per chi dovesse appoggiare di mesopiede di proiettarsi in avanti, e questa cosa dà sicuramente stabilità che lo Zoom X influenza, però chiaramente dipende dal vostro modo di correre e secondo me questa scarpa vi consentirà comunque di andare velocemente. Per quanto concerne il battistrada, c'è la presenza infinita di gomma nella parte dell'avampiede, una parte un po' più dura nel posteriore per chi dovesse appoggiare di tallone, cosa che sicuramente sarà molto apprezzata. Come ho già detto, la flessibilità è assolutamente estrema confrontata con quella delle Vaporfly Next% 2 che invece consente una proiezione in avanti molto superiore e migliore. Chiaramente l'economia di corsa è superiore nel modello Vaporfly Next% 2. Tutte le due domande di fondo sono a chi le raccomando e se sono più veloci o meno veloci rispetto alle Vaporfly Next%. Per la prima domanda suggerisco questa scarpa a tutti coloro i quali in allenamento volessero provare a migliorare la propria tecnica di corsa, anche perché ovviamente è davvero molto veloce ma richiede una spinta che invece in alcuni casi viene fornita automaticamente dalle Vaporfly Next%. Per rispondere invece alla seconda domanda, credo che sia necessario un test completo in pista che faremo nei prossimi giorni con Andrea, Pasqua permettendo e vacanze permettendo. Io lascio la parola al mio caro amico Andrea Soffientini, pro depodista, con il quale abbiamo discusso in dettaglio di questa scarpa. Voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale perché nei prossimi giorni ci saranno ulteriori recensioni di scarpe, tecnologia, di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Io come al solito vado a bermi un coffee. Ciao! Andrea, siamo finalmente arrivati alla recensione delle Streakfly di Nike, che hanno avuto tra virgolette un'uscita un po' travagliata perché sono uscite in diversi momenti
cosa ne pensi di questa scarpa? Ciao a tutti, e intanto ti dico subito che è bellissima, mi piace la tua maglia, mi piace lo ZoomX, è quello più morbido questo qua, secondo me è lo ZoomX che hanno usato sulla Vaporfly 4%, perché quello della Next è un po' più duro. Questo qua mi ricorda molto il palloncino della Vaporfly 4%. E secondo te, Andrea, chi sono adatte queste scarpe? Non lo so, perché sicuramente sono scarpe adatte ad atleti come me o come te che pesano poco. Te pesi meno di me sicuramente, quindi per atleti leggeri, ma secondo me anche per atleti un po' più pesantini. Per dire, io e te la potremmo usare tranquillamente sui 10 km. Secondo me anche su una mezza maratona, atleti un po' più pesanti, un po' più lenti, anche su 5 km. Questo ZoomX qua che fa miracoli la rende una scarpa utilizzabile dai più. E invece a livello di peso del podista amatore, la scarpa pesa molto poco, insomma intorno ai 170 grammi, forse anche qualche grammo in meno. A livello di podista amatore, fino a che peso la suggeriresti? 70-75 kg li regge, ovviamente per gare più corte, a vederla così sarà una scarpa che dura relativamente poco. Comunque questo ZoomX qua sappiamo che è molto pregiato, ma anche poco duraturo, e la tua maglia è davvero quasi nulla, hanno voluto risparmiare tanto e secondo me hanno fatto bene sul peso. Sulla tua maglia è una scarpa leggerissima, mi ricorda proprio il palloncino, sia per i materiali sia per il toccare, per il tocco, il tatto sulla tua maglia e sull'intersuola. L'altra domanda che ti pongo è: per quali distanze le utilizzeresti? L'hai già detto, ma in realtà poi c'è anche scritto. Se ci fossero state le scarpe col carbonio un po' più alte, era perfetta anche per la maratona. Adesso sicuramente ci sono scarpe più prestative per la maratona. Però ti dico, questa qua è una scarpa che si potrebbe usare anche su una mezza maratona. Poi vabbè, sto parlando di atleti un po' di elite. Secondo me per fare 1:30 queste scarpe qua sono favolose, quindi anche su una mezza maratona possono dirla loro. Non ha lo stesso prezzo di una Vaporfly, quindi se uno non vuole spendere chissà quale cifra, 1:30, 1:25, ma anche 1:20 queste qua sono super. Sì, il paradosso è che comunque a livello di pricing tu sei abbastanza esperto, anche se ogni tanto ti contraddico, hanno davvero scelto, l'azienda americana ha davvero scelto un range di prezzo, tra virgolette, affordable, accessibile. Su questa roba del pricing credo di fare la voce del popolo e tu fai la voce delle aziende. Più che altro faccio i miei raffronti in base ai prezzi delle altre scarpe, in base alle mie disponibilità economiche, quindi tante volte diciamo che io ragiono di pancia e te di testa e ti dico: questa qua è una scarpa secondo me che è ottima, è una scarpa per tutti, però sto guardando che secondo me non rientra assolutamente nei 20 cm per la pista. Sicuramente non rientra, invece ti chiedo... No, sai che è davvero un peccato però nei 20 cm, qua mi sembra che ci sia 5-6 cm da togliere ed era perfetta anche per la pista, quindi potevano fare una versione LT, diciamo, una versione come questa. Vecchi ricordi. E invece dicevi, a livello di tomaia cosa ne pensi? Hanno tolto il toglibile, hanno fatto questa zona qua un pochino più rinforzata, se no secondo me succedeva il pastrocchio come qualche altra scarpa, non di Nike, e in generale è una tomaia davvero leggerissima, mi sembra quella della Next 1 ancora più leggera, però, ma mi sembra fatta anche addirittura meglio, più traspirante. Invece a livello di tallone come l'hai vista, come l'hai sentita? Ti dico, bisogna usarla un pochino di più, bisognerebbe provarla in gara, perché sento questa zona qua della scarpa in generale che quando corro fa un mezzo fastidietto al piede, non riesco a capire, bisognerebbe provare davvero di corsa e per tanto tempo capire se ad alti livelli, ad alti ritmi e cadenze cambia qualcosa. Beh, sabato faremo il confronto tra le Vaporfly Next 2, che sono tra l'altro di fianco a te, e queste, utilizzando i sensori RunScribe, il tuo allievo Andrea Junior o di IBK ha fatto le altre scarpe e queste sei tu che hai l'onore di farlo. Guarda, è molto carino vederle una di fianco all'altra. Questa qua ci ha appena fatto una maratona, da quanto ne so. E sai che in effetti di schiuma
ci sembra che ce ne sia poca di meno rispetto che una Vapor, per dire. Quanto gli darà? Un centimetro forse nel tallone, nell'avampiede sembrano quasi uguali. Invece Andrea, a livello di spazio nell'avampiede abbiamo visto che è assolutamente più larga, più spaziosa rispetto ai modelli precedenti, non di Strict Fly che non esiste, ma di delle altre scarpe Nike. Sei rimasto sorpreso dalla cosa? Sono rimasto sorpreso che ci avevi un pezzo di vetro inconficcato nella scarpa. Sì, è molto molto spazioso in avampiede, molto spazioso in generale come scarpa, però guarda, ti dico, con la lacciatura così, che non ha niente di particolare, però ho provato a stringerla un attimino, dopo il piede non balla dentro, quindi va benissimo così. Invece a livello di intersuola, ne hai già parlato, sono curioso della tua opinione sul famoso shank, che dovrebbe tradursi in italiano come cuneo mediale. Che sensazione ti ha dato e soprattutto rispetto al Vaporfly Next 2, cosa ne pensi? Credo che sia stato il cuneo mediale allora che mi dava un attimino di quella roba lì strana. Prima parlavamo perché non avessero messo il carbonio in una scarpa un po' più bassa come questa per fare il verso alla Takumi. Sinceramente non lo so, ti hai detto che forse è diventato un pochino più pesante quel cuneo mediale, ti dico, bah, forse per la stabilità che dava il carbonio nella Vapor. Ti dico, a sto punto avrei preferito una piastrina in carbonio o anche in nylon, per dire, avrebbero creato una scarpa forse più reattiva, non lo so, non saprei dirti se senza quel cuneo, se fosse una scarpa troppo instabile, perché poi alla fine è una scarpa da correre ci deve avampiede. Guarda qua quanto spazio di battistrada che hanno per appoggiare l'avampiede, sappiamo che quando appoggi così proni poco, quindi boh, non lo so. Invece a livello di battistrada rispetto alle Vapor, come l'hai viste, secondo te ti sembrano abbastanza stabili? Guarda, dico la mia, poi spero che mi smentiscano. Secondo me durano, il battistrada durerà poco, su neanche 300 km, perché sembra quello delle Vapor, molto più zigrinato, quindi sicuramente sarà più grippante, però lo trovo più morbido, quindi secondo me si consumerà presto la gomma. La vera domanda a cui risponderemo chiaramente in un video dedicato è: queste ti permettono sulle distanze breve di correre più velocemente delle Vaporfly oppure meno velocemente? Questo, insomma, dal tuo punto di vista, almeno prima impressione, qual è? Devo essere sincero? Vai! No! No, secondo me Vapor rimane un gradino sopra. Un gradino sopra perché c'è più schiuma e c'è più reattività data dalla più schiuma e credo anche dal carbonio. È chiaro che comunque a livello di prezzo non stiamo parlando della stessa scarpa e comunque ovviamente per gli allenamenti credo che invece questa scarpa possa davvero essere molto utile. Sì, ottima per gli allenamenti, secondo me super. E poi rispondendo alla domanda di prima, che mi portano a fare il personale, in effetti costando 100 euro di meno almeno della Vapor, mi sembra, secondo me è un'ottima alternativa, diciamo, quindi se non voglio prendermi una Vapor, questa qua è un'ottima alternativa. In termini di secondi, non so quanto ci perdi, 2 secondi al 1000, bisogna capire dal pricing, qua lo fai te il calcolo, se 2 secondi al 1000 per 100 euro di differenza ne vale la pena. No, beh, faremo davvero una recensione completa con i sensori, ma oggi non c'è il tempo, poi devi gareggiare. L'ultima domanda che ti pongo è: a quali scarpe queste assomigliano in casa Nike soprattutto, e le vedi paragonabili alle Pegasus Turbo 2 o invece a quali altre scarpe le vedi paragonabili? Mi ha ricordato subito una Pegasus Turbo 2 nettamente migliorata, ovviamente una Pegasus Turbo 2 non per fare i lenti. Mi ricorda molto la Elite, non so se te la ricordi te, io avevo un paio, la 8 forse, poi avevamo fatto la 9, poi non l'hanno più fatta, questa qua la degna erede. Degna erede questa qua, è 100 volte meglio. Lei, l'altra, la Elite, era molto più pesante, meno reattiva, infatti a me non faceva impazzire per fare i lavori, questa qua è una scarpa perfetta per fare i lavori. Mi ricorda molto come schiuma la Vaporfly 4%, la mia amata. Invece Andrea, per chi dovesse appoggiare di tallone, sappiamo che le Vaporfly sono comunque perfette, queste come le vedi? Non vedo controindicazioni di un appoggio di tallone con questa scarpa, quindi
secondo me vanno benissimo lo stesso. Ultima domanda, secondo te quali sono i pregi e i difetti di questa scarpa? Pregio tanta roba, è lo Zoom X, c'è lo Zoom X quello pregiato, il battistrada e la tua maestra leggera, secondo me fanno parte di tutti i pregi. Il difetto, te l'ho detto, è un pochino innaturale questa zona qua, quando ci cammini sopra bisogna capire sul lungo andare se può portarmi dei grossi problemi. Per il resto secondo me hanno fatto un'ottima scarpa che mancava assolutamente nello scenario di Nike. Come scarpa la vecchia 2 c'era solo la Zoomfly, secondo me questa ci entra prepotentemente. Secondo te, se dovessi esprimere un desiderio che non si chiama Invincible Run 2, quale altra scarpa suggeriresti all'azienda americana nel catalogo? Il catalogo potrebbe essere perfetto secondo me con Invincible, questa o la Zoomfly 4, che io preferisco un pochino di meno, e la Vaporfly Next per sempre. Punto. Secondo me potrebbero essere queste quattro scarpe e Nike è al top. E ripeto, sono uno che si accontenta, secondo me queste quattro scarpe nello scenario delle scarpe che c'è in giro sono nettamente le migliori. Chiaramente se le Pegasus 39 dovessero uscire a fine mese e avessero anche lo Zoom X, non escludo che ti possa anche questa scarpa piacere. Mi ero dimenticato delle Pegasus, diciamo che le ultime due versioni belle ma non bellissime, e poi con la cavolo di Invincible è come se fosse la donna più bella della terra, non hai occhi per le altre. Tra l'altro sembra che guardando alcuni siti ci sia già in preparazione anche in Italia il lancio del secondo modello. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, noi adesso andiamo a berci un coffee prima dei 3000 in pista. Ciao a tutti, oh, ricordatevi il coffee che qua sono arrivate un po' di scarpe costosine. Ciao! Ciao!